Salve, siamo al dopo il Niger Pass, che non è quello che voi credete. Siamo a partenza degli impianti di Laurin e stiamo andando verso il rifugio Coronelle, perché il progetto di oggi, intanto avviamoci, il progetto di oggi è quello di andare al rifugio Coronelle, da lì fare il sentiero attrezzato che va verso il passo Santner e poi da lì andare al rifugio Re Alberto I. Ah, giusto. Sì. Se riusciamo a provare a fare la cima a Re Laurino, vediamo se ci riusciamo. Ah sì, esatto, se riusciamo la cimetta lì vicino. E niente, quindi sono 1200 metri di dislivello. Che ore sono? Qualcuno allora ha portato di mano? Sono le ore di ieri, no, scherzo. 9.40. Ecco, sono le 9.40 e niente, si parte. Ci aggiorniamo lungo la strada. Bene, allora, quota 2337, rifugio Coronelle, poco sotto l'attacco della ferrata. Abbiamo fatto i primi 600 metri di dislivello, quindi siamo circa a metà del dislivellots. E niente, come percorso, come chilometraggio, beh, più o meno penso anche che siamo a metà, perché abbiamo fatto poca strada ma era tutta tornanti, quindi in realtà distanza abbiamo fatto 3,58 km effettivi, ecco, contando che ne dobbiamo fare tipo 6 e mezzo. Sì, siamo più o meno a metà, ci siamo. E bomba, quindi adesso ci siamo imbragati, adesso arriviamo all'attacco della ferrata, ci mettiamo i caschi e facciamo ferratina. Da qui in poi clipperò con l'iPhone, perché in ferrata la fotocamera è scomoda. Ci raggiungevi. Sì, tasca questa qua, sopra, esatto. Grazie. Ecco, ho comprato. Bene, allora, ci siamo. Siamo qua all'attacco della ferrata. Sto riprendendo con la grandangolare, quindi spero si veda tutto. E niente, quindi adesso ci attacchiamo e cominciamo a salire e niente, vedrete un po' di clip della ferrata fatte rigorosamente appunto col telefono, perché la fotocamera l'ho messa nello zaino. E dai, si parte. Sponsor. Dai, stiamo facendo un pezzo di sentiero in costa per arrivare poi all'attacco del sentiero attrezzato effettivo, perché c'è il primo pezzettino, che però è una roba davvero molto molto easy, che arriva al bivio per il passo Coronelle e poi da lì parte il sentiero appunto sul fianco della montagna, che poi arriva al sentiero attrezzato effettivo. E niente, qua dietro vedete forse, spero, credo, il sentiero che sale dove ci sono quei segni rossi sulla roccia e poi dovrebbe esserci l'inizio effettivo. Sì, Edu intanto che mi fa segno delle riprese, però io tanto non vedo un cacchio. No, bene, bene. Oh, ma ho sentito il ginocchio ratto. Crack.
sono vecchio come... sai, i cammini non sono stessi chiodo, eh? I cammini due sullo stesso chiodo, adesso non lo sono più. Ah, no, siamo qua sopra solo per guardare il panorama. Dai, allora, siamo arrivati al passo Santner e c'è una cosa abbastanza obbrobriosa in realtà, nel senso che adesso vi mostro. Qua dietro di me c'è il rifugio dove però stanno facendo lavori, lo stanno ristrutturando e quindi c'è la gru ed è una cosa un po' scandalosa, però vabbè, ogni tanto bisogna fare ristrutturazione e manutenzione anche ai rifugi, quindi vabbè, dai, lo accettiamo. Fermi, in realtà nel momento in cui io ho registrato la clip in cui stavamo arrivando al passo non sapevo ancora bene esattamente cosa stesse succedendo al rifugio Passo Santner. Quando sono tornato a casa mi sono documentato, mi sono informato, perché mi sembrava strano che per la semplice ristrutturazione di un rifugio ci fossero dei lavori così tanto invadenti, e ho scoperto che in realtà quello che sta succedendo è qualcosa di molto più grosso, molto più problematico e molto più invadente. Ora, questo non è il momento giusto per parlarne, perché in questo video non stiamo parlando di questo, stiamo parlando della nostra gita, però sappiate che a breve sul canale comunque affronteremo questo argomento, e comunque se cercate Rifugio Passo Santner, e insomma ci sono degli articoli che parlano di questa cosa e potete farvi una vostra idea, però sappiate che nel video dico che è accettabile, ma in realtà no, non è accettabile quello che sta succedendo a Passo Santner. E niente, adesso noi prendiamo il sentiero che scende e scendiamo al rifugio Re Alberto I. Niente. Allora raga, ti è piaciuta la ferratina? Carina. L'ultimo pezzo ci stava. Era gasata. Bello verticale. Oh yes. Dai, bombazza. Si riparte. Ok. Allora, abbiamo mangiato e siamo scesi qui al rifugio Re Alberto I, che è questo qua dietro di me, e abbiamo deciso di concludere definitivamente il giro alla cresta del Catinaccio, facendo quindi, scendendo al rifugio Violet, facendo il traverso e facendo Passo delle Coronelle e riscendendo al rifugio Coronelle, che è dove eravamo prima, e poi tornando alla macchina. Il nostro obiettivo sarebbe riuscire a fare il tutto prima del tramonto, in modo da vederci il tramonto. Quello sarebbe il top, vediamo se ce la facciamo. Ok, allora, a parte il fatto che sono in condizioni impietose, sono sudatissimo. Dietro di me dovreste vedere Leo, e dietro Leo c'è il rifugio Violet, e che abbiamo raggiunto. E adesso stiamo facendo il sentiero che procede lungo il fianco della montagna e che arriva poi al Passo Coronelle. Siamo, finora abbiamo fatto 1140 metri di dislivello positivo circa, e vediamo chilometri, 8 chilometri e mezzo di sentiero. E beh, la situazione panoramica è questa. Il Passo Coronelle, per capirci, dovrebbe essere circa questo qui, indicativamente. E niente,
Come state, raga? Ma adesso no. Che il sentiero è più pianeggiante, no, abbastanza piacevole. Bomba. Sì, ricomincia la marcia. Non so se si vedono, ma là sopra ci sono dei camusci e sono pure parecchi. Sono almeno 7 o 8, ne abbiamo contate. Ed eccoci qua al passo delle Coronelle. Non vi ho aggiornato fino adesso perché eravamo un po' di fretta, perché il sole va giù presto e niente, però il posto è notevole ed è notevole anche il sentiero che ci aspetta per scendere. È praticamente verticale, sarà divertente e siamo attualmente... Aspettate un secondo e vi aggiorno sulle quote e tutto. Allora, quota 2636, dislivello 1488 metri di dislivello positivo, quindi circa 1500. Chilometri, Edo? Chilometri siamo sui... No, mi dà il back to start a me. E niente. Vabbè, chilometri saremo intorno agli 11 e mezzo, 12, suppongo. E niente, bomba. Ora ci si dirige, cioè facciamo prima una pausetta e poi ci dirigiamo verso il rifugio Coronelle e verso la macchina. Ok, allora, dopo aver fruito del fantastico tramonto di stasera al rifugio, adesso scendiamo, sperando di arrivare giù prima che faccia proprio buio, 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 se no in caso abbiamo le frontali. E niente, quindi io direi che il video si chiude qua. E bella, anche da Leo, anche da Edo. Prossimo. E... alla prossima avventura, signori. Goodbye.